100 anni fa. Oggi ancora gli alpini, sempre gli alpini. La lavandiera di stamattina è stata favolosa, veramente come ai vecchi tempi, una bella cerimonia. Io ho 83 anni e fino a domenica sera, quando abbiamo finito, io mi sento giovane. Sempre grandi emozioni, questo è il massimo che diamo noi, il cuore. Evviva, evviva il corpo degli alpini! Il prete del nostro paese diceva sempre: prediche curte e bide longhe. Fermi tutti qua a bere, dai, fermilo! Ciappa la cadrega, ciappa la cadrega! E l'alza bandiera è stato molto commovente, poi qua in Piazza del Duomo comunque sembra una cosa molto sentita. Per adesso è stata letale. Siamo qua da 3 ore e abbiamo fatto 80 metri dall'inizio del Duomo a qua e siamo qua ancora fermi. Una battuta in dialetto veneto. Bevi la graspa che ti fa ben boccia. Vieni qua, non ti fa male, non ti muori. La donata è proprio ritrovata, si sta insieme, si beve, si balla, si scherza. Ritrovarsi tutti quanti come ogni anno in un clima di felicità e di gioia come stai vedendo. Guarda qua, da in mezzo, viene, da dove viene? Da Brescia, in mezzo alla strada, guarda. Poi vabbè, Milano è dove è stata fondata l'ANA. Il corpo degli alpini per me è la vita. Il corpo degli alpini è darsi agli altri. Aiutare gli altri, sempre. Rappresenta la difesa di tutta la nazione in Italia. È il ricordo dei nostri vecchi. Questo cappello di mio papà, che ha fatto tutta la ritirata della Russia, originale con lo zaino.